Belli ragazzi, sono Arian. Eccoci qua in un nuovo video dove vi spiego velocemente come sbloccare questo secondo personaggio. Nella prima sfida dobbiamo completare la mappa senza Blitz. Nella seconda dobbiamo completare la mappa senza prendere praticamente gli airdrop, i lanci di rifornimento. Poi nella terza dobbiamo difendere quei rifornimenti appunto come nella prima mappa, il Jacecraft, senza sparare. Successivamente questa dobbiamo fare gli easter egg senza lanci rifornimento, e nell'ultimo invece dobbiamo finire la mappa entro 15 minuti. Adesso comunque vediamo come farle al meglio, che almeno vi faccio vedere qualche tattica che magari abbiamo usato e potete usare anche voi. Questa, vabbè, è la prima, molto semplice, dipende sempre se vi portate qualche consumabile o niente. Noi vabbè l'abbiamo fatto senza niente e ci siamo riusciti. Alla fine si può fare di finirla senza Blitz. Successivamente questa è quella in cui abbiamo finito la mappa senza prendere i lanci di rifornimento. Mi sembra l'abbiamo finita in due, perché in quattro ci voleva un casino a finirla. Comunque dobbiamo uccidere qua il mostro, come sempre. Come vedete la cassa è lì, non l'abbiamo aperta. E una volta che appunto l'abbiamo ucciso, vi darà la sfida. Non ve la darà, diciamo, nella parte della fuga. Nel frattempo c'è mia sorella che gioca a Fortnite. Ok. Vabbè, qua vedete, appena muore ci dà la sfida e ci fa trovare lo schifo dell'M38. Ebola. Qua per la prossima sfida, cioè quella in cui dobbiamo difendere le scorte, dobbiamo utilizzare il cuore, cioè dobbiamo cominciare la partita in modalità più difficile. Una volta che l'abbiamo presa comunque tutti e quattro inizio partita, o tutti quelli comunque che siete nella mappa, vi inizierà a fare un colore comunque rosso e lo capirete. Perché in alto a sinistra poi spunta il teschio, lo capite che è una modalità un po' più difficile. Comunque, come vedete, noi abbiamo usato come la prima mappa, se l'avete vista, con in prima linea e le scimmiette. Ovviamente ci hanno portato un cuore e un instant, lui si è portato le munizioni, in maniera da farvelo venire molto più semplice. Quella comunque ci sono stati un casino per farla con la sfida. Comunque, quest'altra neanche molto difficile, perché una volta fatta l'easter egg vi consiglio di farla a prescindere, cioè di prendere il pomello appunto senza i lanci di rifornimento. Cioè se vi consiglio comunque, se dovete fare l'easter egg, fatela direttamente così almeno avete una sfida easy. Una volta comunque che abbiamo finito questo step del pesce, ci teletrasporterà, vabbè, per chi ha visto già l'easter egg lo sa. E una volta appunto che prendiamo il pomolo, ci ridarà la sfida. Sed Darkwood. Questa qua, praticamente voi vi consiglio di farvela speedrun, sempre come la sfida precedente appunto. Vi consiglio di portarvi un cuore, un instant e appunto anche delle munizioni, in maniera da skippare i round. E anche la bomba comunque vi consiglio, che almeno se vedete che lo zombie non vi vuole arrivare, pigliate e gli tirate la bomba. Così comunque otterremo anche l'ultima sfida. Ora vi faccio vedere anche comunque in quanto tempo l'abbiamo finita. Abbiamo completato la mappa in 15 minuti e qualcosa. Comunque la sfida è di uccidere il boss appunto in meno di 15 minuti, e noi ci siamo riusciti. Non è molto difficile, però ovviamente vi consiglio di farlo in singolo o in due giocatori. Comunque sì ragazzi, dopo questo finito, vi saluto e vi mando al prossimo video. Bella!